In una Francia paralizzata dallo sciopero dei trasporti, i sindacati ritornano in piazza contro la legge del lavoro. 400.000 persone hanno invaso le città del paese, secondo la principale organizzazione dei lavoratori. Una risposta al primo ministro Manuel Valls, che aveva parlato di protesta in affanno. Signor Hollande, lei e i suoi compagni di merende, il signor Valls, il signor Macron e la signora El Khomri, se volete evitare una rivoluzione, dovreste rivedere la riforma del lavoro e riporla nell'armadio. Il 48% dei francesi dice di sostenere la mobilitazione di piazza, ma il 74%, secondo un sondaggio di una TV privata, ritiene che il governo debba agire con maggiore fermezza per evitare proteste violente. Il percorso legislativo prosegue, il disegno di legge va avanti. Loro non hanno cambiato idea e neppure noi. Niente male. A Parigi alcuni manifestanti hanno preso di mira le forze dell'ordine, altri sono stati fermati in possesso di armi. Un gruppo di persone è riuscito anche a fermare un treno ad alta velocità diretto nella capitale. A Rennes sono stati danneggiati quasi tutti gli sportelli bancomat, tanto che in città è emergenza contanti. 9 persone sono state fermate dalla polizia a Parigi, 115 in tutto il paese.